Buongiorno ragazzi, credo di avere pochissima batteria o se non fosse la batteria credo di avere le clip, la macchinetta fotografica piena di clip, ci provo lo stesso, mi porto il caricabatterie dai miei genitori, ho deciso così al volo di andare dai miei, non era in programma, infatti mi sa che mio padre gli ha preso un mezzo colpo perché lui stamattina ci aveva da fare e invece Stefano voleva andarci e comunque ci serve un passaggio perché come sapete Lillo c'ha ancora la moto rotta. Non riesce a ripararla purtroppo, quindi non è che ha dormito sugli allori, porello. È vero che non l'ha fatto subito, perché comunque non c'era scuola, quindi diciamo che se l'è presa comoda. Però è un po' che cerca di ripararla, è una cosa elettrica e non riesce a capire quale sia il guasto. Comunque, Stefano vuole andare dai miei perché ieri mio papà, cioè ieri, sì, ieri gli ha comprato un hula hoop perché ha iniziato a fare l'hula hoop con una specie di cerchio che sta da mia madre, che non è un hula hoop ovviamente, è tipo un bastone dei tende di Ikea, vabbè, di quelli a zanzariera che scendono. E praticamente dopo tantissimi tentativi lui è riuscito a usare questo hula hoop ed è stato giorni e giorni a fare le prove, in poche parole. E siccome era diventato bravo, il nonno gli ha detto, vabbè, se proprio vuoi questo hula hoop te lo compro. E quindi ieri è arrivato l'hula hoop e lui è stato tutto il pomeriggio con sto cerchio. E quindi mo glielo vuole far vedere. Però gli fa male pure tutto, porello, perché comunque ci ha giocato tantissimo. Comunque, noi stamattina ci siamo alzati presto. Ci siamo solo lavati e vestiti perché andiamo a fare colazione al nostro bar qua della zona. Ve l'avevo detto un sacco di volte, fa dei cornetti con le noci pecan che sono wow, se volete ci mette pure lo sciroppo d'acero sopra, io senza sciroppo e ovviamente le pecan le devo togliere a malincuore perché non le posso mangiare. Mamma mia, ci sono due o tre cose che proprio non sopporto di non dover mangiare. Ossia, ho fatto il letto un po' storto, ma vabbè, i pomodori perché comunque mi piacciono da matti e a me piace mangiarli proprio interi. I pistacchi, perché anche quelli sarei capace di mangiarmi buste e buste enormi. Ho finito i calzini bianchi, tra l'altro. E tra l'altro mi sa che uno è più corto e uno è più lungo. No, vabbè, ma io posso andare in giro. No, vabbè, ragazzi. Cioè, fashion blogger, ragazzi, seguite tutti Miss Gerberina che dà consigli di outfit piuttosto che Chiara Ferragni che fa i loghi con le ciglia. Comunque, praticamente abbiamo un calzino, tanto questi vali non si vede. E un altro calzino. Pure per cercarmi un vestito stamattina, raga, vo devo dire perché mi devo fare la ceretta. Non mi voglio ritoccare con la lametta. Però qua dietro un po' si vedevano sti peli, quindi ho dovuto cercare un vestito altezza pelo. Ma non è il pelo quello che intendete voi. Altezza pelo camouflage. Vabbè, sto vlog è partito malissimo. Ok, bomboletto, quanto te manca? Io intanto mi ho messo su la scarpiera. Stefano, hai fatto? Stefano? Dai, amore, se no famo colazione alle 11. E tra l'altro spero che lei non mi faccia tanti capricci, non sta così, perché ho deciso che prima andiamo a fare la colazione e poi la porto fuori. Comunque la batteria è carica. Oh, no, ma Silvia dentro. Ma che cacchio. Vabbè. E poi la porto fuori perché da quando stavo st'imbuto, tutte le mattine quando mi alzo trovo il tappetino suo igienico completamente pieno di pipì, ma le fa tutte fuori, quindi va tutta sotto e praticamente la pipì me la trovo fino a metà sala, quindi non penso che debba fare la pipì e la porto quando ritorno. Che volevo dire? Vabbè. Ragazzi, sono indignata, per non dire incacchiata. Cioè, paghiamo l'ama? Paghiamo la spazzatura? Devono venire a ritirare, già vengono come quando gli pare. È da venerdì o giovedì, ma ancora non mi ricordo bene come funziona. Comunque, è dalla scorsa, fine della scorsa settimana che devono prelevare l'organico. Io ho l'organico dell'altra settimana, di ieri perché ieri dovevano passare, dentro il secchio, non sono passati, gli animali di nuovo sono riusciti ad aprire il secchio, mi hanno vuotato tutto l'umido fuori, l'indifferenziata hanno bucato il sacchetto, quindi io stamattina c'avevo un tappeto di spazzatura davanti al cancello. Poi ditemi se un cittadino deve pagare l'ama. Perché io ti devo pagare? Puoi saltare un giorno, a parte che se c'hai dei giorni devi venire, punto.
Puoi tardare un giorno, ma tu non mi puoi lasciare una settimana con l'umido. Lì arrivano i gatti, rompono i sacchetti e io mi sveglio la mattina col pantano davanti al cancello. Ma cioè, ma vi rendete conto? Cioè, io vi giuro, io non voglio pagare. Poi vi amma di che io non pago l'ama. Io ti faccio i video, le foto e dimmi perché io ti devo pagare un servizio. Giusto? Sto di nastro, raga. Vabbè, Stefano, vieni un attimo. Allora, mio padre sta per arrivare. Io devo, vieni un momento, devo portare Pippi a fare ancora la passeggiata perché non l'ha Pippi, fatta. che devo fare, mamma? Stavo Pippi deve sbagliando. uscire, mammi. Io e Stefano, vitamine. Quindi. Dove sei vitamina? Io ho detto, ma dammi un'altra. Sì, No, perché che peccato. comunque ho deciso che gli faccio fare un piccolo ciclo di vitamine, perché sto periodo non abbiamo mangiato tanta frutta e tanta. Io non posso, quindi comunque sono costretta. Queste sono pasticche masticabili, Multicentrum Junior, perché a lui quelle gommose non gli piacciono. Queste sono limone e lampone, tieni. Buona. Attento, Io eh. le amo, queste caramelle. E quindi non gli danno fastidio, perché gommose non gli piacciono. Le mie invece sono Multicentrum Donna. Io con le Multicentrum mi sono sempre trovata benissimo. Queste sono tipo frutti di bosco. L'unica cosa è che ieri l'ho presa 2 ore dalla colazione, perché comunque a me quella mi ha detto lontano dai pasti. Invece io lo so che le vitamine mi rimangono un pochino pesantucce e quindi ho deciso che la prendo subito dopo una bella colazione, in modo che non mi torna più. Faccio un ciclo di 1 mese, non di più, che poi per prendere queste masticabili per trovarle. Perché lui voleva pasticche che si ingoiavano come i grandi, però per i bambini ovviamente non le fanno. Comunque, porto fuori il cane. Non posso stare. Ok, ora avvicinati poco poco mentre muovo il cerchio. Ok, basta. Più, un po' più di qua. Ma perché se io mettevi sotto i piedi mentre stava seduto, no? È perché, un attimo, devo, serve questo. Stefano, ma perché non provi a fargli fare il lula hoop mentre sta legato, scusa? Metti. Ebbene, che Ecco qua. Mettiti seduto. E levati. Vai. Mettiti seduto. Mi sposta la sedia. Eh no! Ora mettiamo questo qua di ghiaccio. Ecco Se gli rompete quel cerchio a nonna, vi uccide. Davvero? Quello tenetelo con cautela, che c'ha tipo 20 anni, 25 anni e non l'ha mai Non lo sa, usato. questo non lo spingo, non lo spingo. Un attimo. Fermo, fermo, fermo. Aspetta, aspetta. E che stai appoggiato qua? Sei pronto? Fai il bacino, Ehi! Dai, ci riproviamo. Dai. Un attimo, però sto più comodo da qua. Pronti? Più su, qua. Pronti? Dai, riproviamo, c'è. Ma che è? L'hai lanciato? Ma così si fa, Guarda, nonno, se guarda lo gira da così, solo, guarda. guarda. Come avrete immaginato, starete immaginando, non è lo stesso giorno di ieri. Non so come dirvelo, quasi mi vergogno. Praticamente ieri stavo benissimo, ma veramente bene. Stavamo fuori al terrazzo con i miei genitori e ci stavamo ammazzando da ridere perché Stefano stava facendo il record con l'hula hoop. Tra l'altro è arrivato a 195 giri, velocissimo, senza fermarsi, e secondo me alla fine cioè, si è stancato perché ne aveva già fatti tanti, cioè più di una volta aveva fatto tipo il record 30, 40, 50, era stanco, era quasi un'ora che girava. E stavamo ridendo. A un certo punto mi alzo dalla sedia, raga, fatto ah! Cioè, avevo un dolore tipo da qua, così, fino qua dietro, più sotto no. Madonna, che cazzo mi ha preso? Però stavo ancora. Prendo le cose e vado via e poi me ne affitto. Ho fatto forte. Dico, vabbè, aspettate un attimo, aspettate un attimo. Stavo tutta piegata così. Vabbè, scendo giù,
camminavo, però comunque c'avevo un po' di dolore, dovrei avere forse una soglia del dolore alta. Quando arrivo in macchina ho detto a Lillo, Lillo mi sento, dice che lui si è incacchiato, vabbè ovviamente, perché lui si incacchia sempre con me, perché dice io devo andare a fare vedere, devo andare a fare visita, quando vai a spiegare che io veramente ragazzi ho fatto tutto, praticamente una volta all'anno faccio la TAC, perché sto sempre all'ospedale e mi fanno la TAC. Ho fatto la visita dal gastroenterologo, ho fatto la visita dal mio specialista che è cardiologo, gastroenterologo, perché comunque ci avevo avuto pure problemi a livello cardiaco, e ho fatto la visita, un'ecografia particolare all'addome, perché comunque oltre all'attacco io mi sentivo dei dolori strani che non avevo mai sentito, dico magari con l'attacco non si vede con l'ecografia, ho fatto ecografia. Considerate che faccio analisi del sangue, se può dire, tutti gli anni, anzi tutti gli anni le faccio tipo 6-7 volte, perché stando ricoverata comunque mi fanno le analisi, a parte il ferro le analisi stanno super a posto, e lui dice che io mi devo andare a far visita, più di quello che ho fatto ragazzi non posso fare. Vabbè, a parte questo, lui purtroppo si incavola perché... No, nonna sta male, io sto così, ma mio nonno non c'è, sta a prendere il vino. Allora, e praticamente niente, arrivo qui verso casa che raga non riuscivo neanche a tirare su, a stare dritta, e se respiravo mi arrivava la fitta forte, e se mi allungavo mi arrivava sta fitta, però il dolore era anche a livello dietro dei reni, però era più davanti, quindi comunque mio padre diceva, beh meno male che a destra, perché la diverticolite ce l'ho a sinistra. Invece arrivo a casa di Cali, guardami un attimo che cacchio c'è a destra, lui che ci sarà il fegato, la cistifella, bla bla bla, dice ci sta l'appendicite. Dico, senti, è vero che quando sono uscita dall'ospedale quella mi ha detto aspetta un attimo che voglio far vedere l'appendicite perché l'hanno vista un po', però potrebbe essere stata infiammata per tutto quel giorno, perché io non ci ho mai sofferto. Però io dicevo, non è possibile che l'appendicite, perché l'appendicite mio padre se l'è fatta e dovrebbe essere tipo più bassa, no, sta zona qua, invece a me faceva male qui su. Poi l'appendicite, i primi dolori non sono quasi mai al fianco, sono la parte ombelicale, poi comunque tossivo e riuscivo a tossire. Ho provato a fare il saltello e se riuscivo a saltare, però c'avevo queste fitte qua, raga. E niente, praticamente chiamo la dottoressa e mi ha detto sembrerebbe una colica renale, quindi pure la colica renale. Mi ha detto bevi tanta acqua, se non ti passa prendi un antinfiammatorio. Mi ha scritto Oki, ma io Oki non lo prendo perché comunque ho altri problemi, non lo posso prendere. E dice poi tienimi aggiornata. Ma il problema è che io praticamente parlavo con mio padre del fatto che ieri proprio ero andata pochissimo a fare pipì, perché, e poi avevo bevuto non tantissimo, perché voi ormai mi conoscete, io purtroppo non bevo tanto, e la mia salvezza, infatti vi ricordate, lo dicevo sempre, lo dico tuttora, erano le tisane, senza fare nomi, di quella marca che voi odiate perché pensavate che una le sponsorizzava perché ci prendeva i soldi e ci guadagnava. Vero che facevi la sponsorizzazione perché ero al lavoro, ma io con quelle tisane mi sono sempre trovata super bene anche a livello sgonfiante, e soprattutto perché e dopo la levo io e sposta la sdraia senza toccarla, vabbè mo dopo ci penso io. E me erano so utili perché comunque hanno un buon sapore, me le facevo fredde e comunque riuscivo a bere con quelle, quindi per me erano un grande aiuto, sono tuttora un grande aiuto, ma non ci ho pensato, non mi sono resa conto di non aver fatto la pipì, cioè erano 2-3 giorni che la facevo la mattina e forse la rifacevo la sera, quindi comunque poco. E, al che mi sono resa conto, parlavo con mio padre, dico no, non ho fatto pipì per niente, io dicevo però non è normale, dico no ma io sempre così. Invece ieri quando poi mi sono bevuta parecchi bicchieri d'acqua tutti insieme, piano piano, ho fatto un sacco di pipì fortunatamente. Però dovrebbe essere appunto una colica renale. Io non ci ho mai sofferto, ovviamente mi sono fidata di quello che mi ha detto la mia dottoressa. E questo è quanto. Mo, a me già mai è successo un'altra volta, non so se comunque anche quel periodo non l'avevo bevuto più di tanto, mi è successo tipo un 20 giorni fa più o meno, che cioè mi ero fatta tipo il sonnellino con Lillo, lui era sveglio, io mi ero addormentata, erano proprio forse i primi giorni del trasloco, mi sono addormentata, mi alzo e ho cominciato con ste fitte, però non mi ricordo se a sinistra in quel caso, e è successo esattamente come questa volta, piegata in due, ai ai ai, che strillavo, addirittura ieri ragazzi avevo le lacrime, cioè non uscivano da sole per il dolore, ma erano proprio lacrime di pianto, perché cioè raga non potete capire che dolore.
Cioè, vi dirò che mi ha fatto più male questo dolore che la diverticolite quando sono andata all'ospedale. Quindi, cioè, un dolore, raga, che non potete capire. Poi ovviamente a me mi si concentra quando? Tutto insieme, quando mi sta avvenendo il ciclo, quando magari sono un po' dei giorni che non vado al bagno, che mi si forma anche un po' di meteorismo, quindi tutto insieme mi ha ucciso. Però pure l'altra volta mi è durato un quarto d'ora, poi stop, è passato. Però un episodio. Però è anche vero che quando io feci la... ma tu volevi la pandistella, io ti ho dato... Ah sì, quando io feci l'ecografia... quella all'addome per vedere i dolori che c'avevo, e il dottore in questione, tra l'altro bravissimo quel dottore, infatti è sempre piano così, mi disse che praticamente i dolori che senti là dietro potrebbe essere un po' di renella che magari si muove, e poi boh, vabbè raga, io infatti lui mi disse bevi tanto, e anche io mi ricordo che gli dissi: senta dottore, ma devo per forza comprare l'acqua, perché voi sapete che noi l'acqua non la compriamo mai, non l'abbiamo mai comprata, se non adesso per la macchinetta del caffè, perché Lillo non vuole gli si far carcare, non riesco più a bermi un caffè come dico io, e lui mi disse: guarda, no, non c'è bisogno di prendere l'acqua della bottiglia, bevi tranquillamente l'acqua del rubinetto, però bevine tanta. E probabilmente, raga, sarà stato anche questo, mi devo impegnare a bere. Finalmente sono riuscita a farmi la ceretta. Sono molto contenta, anche perché è la seconda volta che la faccio, dopo l'ho fatta forse poche volte dopo che è nato Stefano, però considerate che erano 7 anni, perché comunque quando lui era piccolo non avevo tempo di far scaldare la cera per quasi 40 minuti, metterti lì a fare la cera, e quindi avevo utilizzato il Silke Pill, e quindi pensavo di soffrire veramente tanto, invece devo dire la verità, è andata piuttosto bene sia la prima volta che la seconda. Poi sapete, io faccio solo la parte superiore. Tra l'altro io devo ancora provare questo apparecchio che vi ricordate mi avevano inviato tramite Banggood 3 anni fa forse. Questo qui che c'ha tipo luce pulsata, solo che chi si ricorda mi avevano mandato questo affare, c'erano soltanto le istruzioni in inglese. Io qualcosa ero riuscita a tradurre, ma siccome il libretto era 20 pagine... Capito a me che anche col translate per me era stata una complicazione. E vi ricordate, avevo dato a Giorgia Mitch il libretto affinché lei mi traducesse, però era sotto sessione di esami, mi aveva tradotto proprio 2 o 3 cose, poi io non gli ho più rotto le palle, ma praticamente da 4 anni quel fregno buffo sta là. Lo vorrei utilizzare anche perché adesso che ricomincia l'inverno potrei provare, quindi però non so se devo fare mi devo depilare prima con la lametta come succede per gli altri epilatori, o se devo fare direttamente sul pelo, sinceramente non so tante cose, quindi non vorrei rischiarmela. Allora faccio il letto adesso, non l'ho fatto prima perché mi ci stavo a fare la ceretta, c'avevo gli asciugamani sopra, e poi vorrei fare qualche lavatrice se ci riesco, e poi vorrei andare sull'ufficio per montare questi tre. Con questo che sto facendo adesso è il terzo vlog, ma non ho avuto né tempo né voglia di andare su a fare sto lavoro, ma lo volevo fare ieri, ma poi mi è presa sta colica, sarà stata una colica, non lo so, e quindi alla fine non ho fatto niente nemmeno ieri, però oggi assolutamente lo devo fare. Però vorrei mangiare presto, perché se io mangio presto lui mi si infogna un po' a guardare Doraemon, e mentre guarda Doraemon io posso salire e posso stare tranquilla senza che lo lascio giù troppo tempo da solo. È vero che sta facendo i Lego, quindi non è che non è più un bambino, è impegnativo, ma da solo ci sta tranquillo, quindi sto abbastanza tranquilla. È proprio un dispiacere di lasciarlo 2 o 3 ore da solo qua sotto, anche se sta solo comunque da stamattina, perché io sto a fare cose mie, non è che sto appiccicata a lui. Vabbè, dovrei anche passare un po' di scopa, non l'aspirapolvere oggi, perché sto con questo ciclo maledetto che non so nemmeno come faccio a stare in piedi. Considerate che devo raccogliere quel pezzettino bianco che sta lì da ieri sera, ovviamente non ha raccolto nessuno, cioè non ce la facevo anch'inarmi, ecco, mo ho raccolto l'angioletto, mi vorrei inchinare a raccogliere quel pezzo, ma io veramente voglio lasciarli perché voglio vedere chi lo raccoglie. Stefano, quanto ti manca che io sto assemblando i panini? A me? Ma guarda, ho finito di assemblare il Lego, faccio gli altri 2 pezzi e vengo.
che lui non parla mai così, però ogni tanto quando vuole fare il grande, allora parla in questo modo. Vabbè, ha voglia di dire, guarda che per far grande non c'è bisogno che parli così. Vero, io ce l'ho la calata romanesca e sono fiera e me ne vanto, perché secondo me è romano, è il dialetto più bello del mondo. Ma che poi non è manco un dialetto, secondo me, è proprio... Cioè, romanesco è... E io non so neanche tanto romanesca, eh. È proprio un modo di essere, non lo so. Vabbè, parte questo, oggi mi ha chiesto una sorta di fish burger, quindi vuole il panino, quello lungo però, quindi io avevo i fish burger, quelli rotondi, e non vanno bene perché lui le voleva il panino dell'hot dog. E quindi, panino lungo, maionese, insalatina, pan di zucchero, San Marzano, che ho messo anche nel mio panino. Sono esattamente 2 anni e mezzo che io non tocco un pomodoro, però siccome il San Marzano l'ho aperto e sono riuscita, qui c'aveva solo 3 semi, sono riuscita a togliere i semini, finalmente dopo 2 anni mangerò un pomodoro. Poi ci metto il bastoncino Findus, credo che ce ne andranno 2 perché uno sarà poco, e poi un cetriolino, se io riesco a trovarne un pezzetto senza semi, per smorzare un po' il sapore del pesce. Io avrei anche lo zenzero, però secondo me lo zenzero lo rovina. No, niente zenzero. Ragazzi, la meraviglia. Mamma mia. Come si dice, se fatta una certa. Sono 6:30. Praticamente sono riuscita ad editare 2 vlog, e di cui uno mandarlo online. Domani mi revisiono questo e ne edito un altro, quindi vorrei cercare di tornare in carreggiata, ma dovrei anche appunto trovare la voglia di vloggare. Adesso scendo, mi vado a bere un bel bicchierone d'acqua, il 100° credo da oggi, sì, sono sicura di voler spegnere il computer. Lillo si è andato ad allenare in questo momento, perché comunque questi giorni non c'è andato, perché ci ha avuto orari particolari, cose da fare con la moto, perché non so se ve l'avevo accennato, non è riuscito a sistemarla, ad aggiustarla, quindi c'è avuto un po' di cose da fare. E poi credo che volesse andare ieri, ma io mi sono sentita male e quindi non c'è più andato, perché ormai non c'aveva più la testa per andarci, perché lui reagisce proprio in maniera troppo, va troppo in tilt, cioè nel senso, lui, io lo so che lui è perché si spaventa, però non mi aiuta, perché lui reagisce innervosendosi, e a me ovviamente non mi aiuta, quindi insomma ho passato una giornata ieri non idilliaca. Comunque si vede proprio che sono stata, insomma, non tanto bene, perché guardate le occhiaie. Comunque, siccome ho spento il ventilatore, qui dentro si crepa, io direi che vi saluto, ci vediamo al prossimo video, un baciotto con lo schiocco, ricordati il like, ricordati di lasciarmi un commento in community, e se ti va, mi raccomando, seguimi su Instagram e su TikTok. Ho anche la pagina Facebook, ma non mi piace molto, lo dico sempre, è proprio uno degli ultimi social. Sono anche su Twitter, anche quello lo uso un po' poco. Un bacio grande e ci vediamo presto.